Una sede rinnovata per il Centro Trilussa a Roma e nell'occasione è presentato anche il programma di riapertura del Teatro Rossini. Donatella Anzovini. Da decenni punto di riferimento per i cultori dell'espressione artistica dialettale della città eterna, ora il centro romanesco Trilussa, intitolato al popolare poeta romano, torna a nuova vita dopo una pausa quasi triennale imposta dal Covid. I locali completamente rinnovati ed attrezzati da Asilo Savoia, l'azienda pubblica prima per i servizi erogati ad anziani, disabili e minori disagiati, proprietaria dell'intero complesso di Santa Chiara, a pochi passi dal Pantheon. Questo centro svolge un'attività molto importante per promuovere il dialetto romano, la cultura romana nelle scuole e nella città, ed è molto importante che abbia un centro rinnovato. La biblioteca e l'archivio torneranno così fruibili ad appassionati studiosi del romanesco attraverso l'impegno dei giovani inseriti nei programmi di inclusione sociale, talento e tenacia in Care Leavers, gestiti dall'Asilo Savoia, che sarà anche protagonista di un progetto di attività culturali e di valorizzazione del dialetto con gli istituti scolastici di alcuni quartieri della capitale. Una nuova vita, quella del centro romanesco Trilussa, che ha sede all'interno del Teatro Rossini, anch'esso recuperato dopo un lungo periodo di chiusura, all'insegna della promozione del patrimonio identitario della città, superando le barriere tra centro e periferia. Abbiamo voluto fortemente la riapertura in questa nuova sede rinnovata del Centro Romanesco Trilussa, una benemerita istituzione romana che coniuga tradizione e futuro all'insegna della valorizzazione della creatività, della letteratura e della storia artistica e culturale di Roma Capitale.